Il CREA è l'erede di una grande tradizione di studi forestali, cioè abbiamo festeggiato i 100 anni della Stazione Sperimentale Forestale di Arezzo, dove sono formati i più grandi forestali italiani. Oggi noi stiamo facendo ricerche da un lato nuove, dall'altro con le radici ben salde nella tradizione. L'inventario forestale, la carta forestale, lo studio della biodiversità sono tutti studi che hanno le più moderne tecnologie, ma con i piedi ben affondati nel bosco d'Italia. Questi 100 anni il CREA Foresta Legno e prima l'Istituto Sperimentale di Selvicoltura si è evoluto come si sono evolute le foreste italiane. La collettività oggi chiede molte cose diverse da quelle che chiedeva nel passato, alcune però sono ancora le stesse. Noi dobbiamo essere pronti a cogliere le nuove sfide e il CREA Foresta Legno con la sua ricerca e con la sua attività selvicolturale e di opportunità che offre in campo della ricerca e della sperimentazione è sempre adeguato alla tempistica di questi tempi, soprattutto alla mitigazione e all'adeguamento ai cambiamenti climatici. Abbiamo tantissimi progetti che andranno a confluire in una realizzazione di carattere strategico. È lo Smart Forest Monitoring che insieme al CREA e all'UNIF di Boston stiamo realizzando e praticamente provocherà una rivoluzione copernicana rispetto anche al controllo del territorio. Oggi parte la pattuglia e può imbattersi o no in qualche problema ambientale. In futuro, attraverso i satelliti e la rilevazione delle anomalie iperspettrali, verranno individuati dei problemi che potranno essere insetti, incendi, smottamenti, tagli abusivi, e dal centro partirà un'informazione e darà tutti gli elementi alla stazione per andare a colpo sicuro. Quindi, grazie al CREA, con la nostra collaborazione, la collaborazione scientifica a livello internazionale, si riuscirà a dare al nostro paese uno strumento di tutela dell'ambiente straordinario.